Provi a vendere casa o vuoi veramente vendere casa? Vendere una casa non è un'operazione così semplice. Inizi spulciando sui portali immobiliari, case simili alla tua per farti un'idea del prezzo che potresti realizzare. Poi contatti un agente per farti un'idea del mercato. Mentre fai tutte queste valutazioni, giustamente, ti prendi un po' di tempo per non decidere in fretta. Tu non vuoi perdere tempo e denaro, vero? Ma molte volte accade che la vendita di una casa è la conseguenza di qualche cambiamento nella nostra vita, un matrimonio, una separazione o un altro figlio. Spesso è difficile, se non impossibile, preventivare e anticipare questi eventi. Così ci si trova quasi all'improvviso ad essere presi dall'urgenza di vendere e accade quasi sempre che non si ha alcuna idea di quando si riuscirà effettivamente a incassare. Ci sono 5 punti dai quali non puoi prescindere oppure è meglio lasciar perdere. Vediamo assieme il primo punto. Se non sei sicuro, se non sei convinto di vendere, non sei pronto, lascia perdere, fai altro. Secondo punto, hai un piano per il momento in cui dovrai consegnare la tua casa? Voglio dire, vendi perché devi riacquistare? Hai già individuato la tua nuova casa? E se le cose non si incastrassero come vuoi tu, che fai? Smetti di vendere? Lascia perdere. Terzo punto. Il giusto valore della tua casa lo conosce chi tutti i giorni sta sul mercato, vede i mobili, raccoglie richieste, stipula dal notaio e sa riconoscere chi è motivato e fa sul serio e chi invece cerca il terno all'otto. Molti attendono l'amatore, figura mitologica che compra case pagandole il doppio del loro valore. Un pazzo, insomma. Ti farò una confidenza, in tanti anni non ne ho mai visto uno, non esiste. E se lo aspetti, ti faccio tanti auguri. Tra venditore e acquirente, il più informato è sempre l'acquirente. Prima di vedere la tua casa, ne avrà viste almeno 5 o 6 come la tua e sa già qual è il suo prezzo realistico di mercato. Quarto punto, cosa intendi fare per promuovere la tua casa? Delle belle foto? Degli annunci su qualche portale? Dei volantini? Ottimo! Sappi che con questo metodo si vendono solo il 10% delle case sul mercato. O meglio ancora, meno del 10%. Gli annunci dei privati sui maggiori portali, quelli più visibili, sono solo il 5%. Quinto e ultimo punto, pensi di affidarti a qualche agenzia? Ottima scelta, un bravo agente è l'investimento migliore che puoi fare per vendere la tua casa. Però deve essere un investimento e non un costo, altrimenti hai ragione a voler vendere da solo. Se l'agenzia che scegli fa le cose che faresti tu da solo, foto e portali immobiliari, cambia agenzia. Cerca un media agente immobiliare, come me. Se stai pensando di vendere casa o stai ancora tentando di vendere casa tua senza successo, vale la pena dedicarmi 10 minuti del tuo tempo. Così potrò spiegarti nei dettagli cosa farò per te, cosa significa vendere casa e non aspettare che qualcuno te la compri.